Ave gente, sono Larus, eccomi qui su Europa Universalis 4 con i nostri inglesi. Nell'ultima puntata abbiamo dovuto fare un paio di ribellioni, specialmente alla Bird, che sono protestanti fino al midollo. E abbiamo molti problemi, però almeno possiamo formare probabilmente in questa puntata il Regno di Gran Bretagna e Irlanda. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda. L'annessione sarà completata tra 12 anni, forse non ancora questa puntata, appena finirà l'annessione del Regno di Gerusalemme, possiamo puntare all'annessione totale. Ed è una grande cosa, perché una volta che possiamo formare il Regno di Gran Bretagna, abbiamo già fatto uno dei nostri primi obiettivi. Poi un altro obiettivo probabilmente sarà il... come si può dire... abbracciare la riforma protestante se riusciamo. Però prima devo puntare un attimo un po' più sulla stabilità, che a me serve abbastanza. Oltretutto, sto pagando il mio esercito, sì, non paghiamolo. Volevo prendere un paio di advisor, specialmente sull'amministrazione, che è un'amministrazione che fa abbastanza schifo. Aumentiamo anche la produzione, intanto che ci siamo abbiamo preso un scienziato naturale, Reinhold Hallan. Vabbè, tanta roba. Oh, l'atto di supremazia. Enrico VIII, Tudor d'Inghilterra, ha ricevuto prima nel 1521 il titolo papale di difensore della fede per la sua crociata, se vogliamo dire, contro Lutero. E praticamente quando il re Enrico VIII voleva separarsi, voleva il divorzio da Caterina d'Aragona, che era legata al papato, il cardinale Wolsey la uccise, questa povera donna, e ha riorganizzato il clero inglese per riconoscere la supremazia del re come capo della chiesa. E comunque possiamo prendere... Oh, aspetta, oddio. Possono diventare protestanti. E perdiamo solo 2 di stabilità invece che quei 1000.000 di stabilità. Oddio, possiamo diventare protestanti. Mi intriga. Devo dire che lo farò. Ok, io, Leonard Brancazzo, prendo il comando della Chiesa d'Inghilterra. Sono protestante adesso. Tanta roba. Ora, probabilmente tutti mi odieranno a morte. Aumento un po' la stabilità, anzi no, lasciamo così com'è. Non importa, probabilmente adesso dovrò guadagnare niente di soldi. Touché, iniziano le rivolte. No, i cattolici qui sulle isole. Ah, dannazione. Dove sono le mie navi? Navi! Adesso dovrò soffrire tantissimo per le entrate. Probabilmente non mi aspetto di ottenere tutti sti soldi. Sì, beh, abbiamo avuto i soldi dalla cosa protestante. Però probabilmente adesso dovremmo avere numerosi problemi per le tasse. Perché ovviamente se il paese non ha una contea non ha la tua stessa religione, c'è probabilità, anzi c'è un'alta probabilità che questa zona si possa rivoltare. E oltretutto anche che non ti possa dare le tasse, anzi non te le dà proprio le tasse, mettiamola così. Ora sbarchiamo qui, perché io non voglio perdere le Azzorre. E iniziano le guerre di religione in Inghilterra. Mannaggia, abbiamo perso le truppe. Dannazione. Effettivamente stiamo avendo grossi problemi. E potrei anche distruggere un paio di navi che intanto non mi servono. Tipo le... un paio di early carack che non mi servono più, che intanto sono un po' antiche. Possiamo distruggerle perché abbiamo sorpassato il limite delle navi. Anzi, ancora una. La Revenge, magari. Affondata.
dobbiamo proprio stringere le casse dello Stato. Havana diventa protestante, molto bene. Dobbiamo fare delle misure di austerità. Mi sento molto Monty. Adesso andiamo di nuovo qui su questa, su quest'isola, prima che le azzorre, prima che vengano conquistate dal nemico. L'Olanda chiede alleanza, io dico no. E qua abbiamo vinto contro i protestanti. Ma qua sono protestanti? Perché si sono ribellati? Boh. Non lo so. L'unica cosa, Gerusalemme è cattolica. Oddio. Cattolici. Beh, ora siamo protestanti. Nazionalisti scozzesi, dove? Non sono nemmeno sbucati fuori. Un bug, probabilmente. Ah. Possiamo... aspetta. Paghiamo un po' di ducati invece di avere un po' di rivolte. Sì, non importa. Perché rivolte non le voglio proprio avere in qualsiasi maniera. Ora, continuiamo ad andare avanti oppure è troppo avanti per noi? No, sì, puntiamo su nuove tecnologie. Ora possiamo fare un canale se vogliamo. Però preferisco tenermi un po' i soldi, perché mi serviranno tanti. Me ne serviranno i soldi. Qua ci sono dei zeloti protestanti. Oh, ottimo, solo che adesso non ci sono più, credo. E lo Stato della Chiesa e la Francia stanno invadendo Languedoc. Lo Stato della Chiesa sta diventando una potenza che non è da sottovalutare. E ho paura. La borghesia si scrive così in inglese, non lo sapevo. La borghesia chiede aiuti e io dico no, perché questo porterà, se noi diamo aiuti alla borghesia, porterà degli eventi successivi che limiteranno l'autorità della corona. E come ben sappiamo, storicamente, un passo necessario è l'aumento dell'autorità della corona. Intanto uno dei nostri generali è scioppato e la Svezia non è più in, diciamo, fermento religioso, come si può chiamare. Qua ci sono dei zeloti protestanti che combattono contro l'esercito del Papa. Devo dire che il Papa è cazzuto, mi piace troppo. Ha pure Treviso. Guarda lì, sono dappertutto. Oddio, ho paura un po' del Papa adesso. Ah beh, abbiamo un buon generale, Lupe Arnold. Ora combattiamo contro questi ribelli. I ribelli religiosi non sono tutta sta potenza. L'unica cosa è che se riescono a prendere il sopravvento non li fermi più. Oh, la Grecia è spawnata. E hanno le idee nazionali. Ah no, la Grecia c'è sempre stata, ma prima era qui. Non, sono un po' confuso. Nazionalisti bretoni. Oddio, pure voi. Salite sulle navi, va. Sbarchiamo in Bretagna e vediamo un po' di fare il mazzo a queste truppe. Ah. Questa partita stiamo avendo numerosi problemi, devo dire. Di solito nelle mie partite non ho mai troppi problemi di ribellioni, ma sarà anche il fatto che questa qua è una delle prime partite che faccio convertendo i salvataggi da Crusaders Kings 2. Quindi c'è alta probabilità che Crusaders Kings 2 abbia sempre dei... convertire i salvataggi a Crusaders Kings 2 possa portare numerosi problemi. Ora vediamo un po' se riusciamo a invadere senza subire troppi danni. Sì, ce l'abbiamo fatta. Dovrei magari dopo puntare alle idee religiose, anche se vorrei tenere uno stato laico e aperto. Devo un po' vedere. Effettivamente sono in una situazione in cui dovrei convertire la maggior parte di territori.
Come faccio aumentare la tolleranza? Beh, oltre che sia un fermento religioso, questo ci sta anche. Però comunque dovrei aumentare un po', in qualche modo, il tutto. Il fermento religioso dovrebbe finire entro una ventina d'anni, a meno che sfoci in una guerra di religione internazionale, tipo guerra dei 100 anni. No, 30 anni, che cavolo dico. Oddio, ok, ora sono sbucati qui dei zeloti cattolici finanziati dalla chiesa. Non va assolutamente bene. La chiesa finanzia dei ribelli. Sta diventando tipo una potenza, anche se devo dire quasi imperialistica, se finanzia i ribelli. Ha tutte le carte in regola per diventarla. Ok, ora l'unica roba anche un po' brutta, che lo stato mio vassallo lì di Gerusalemme credo che non mi possa nemmeno aiutare, perché è cattolico e quindi non può combattere alla fine ribelli cattolici. Ed è una situazione abbastanza imbarazzante se fosse lui. Qua riusciamo a vincere, riusciamo a vincere, riusciamo a vincere. Ci abbiamo fatto al pelo. La Northumbria è sempre una regione molto difficile da attaccare. Dovrei aumentare la stabilità appena posto. Posto, che cavolo dico. Alle Bermuda adesso. Oddio. Oddio. Sono messo molto male. Molto male. Ho qualche fleet in giro. Fammi vedere. Dovrei mettere tutta la mia flotta da trasporto verso qui, che dovrei trasportare tutte le unità possibili nelle Bermuda. Qui non abbiamo cose, non abbiamo cose. Oh, qua abbiamo un po' di navi. Oh, aspetta, ne abbiamo una qui. Tu torna nel Galles. Galles ormai è uno dei miei porti più importanti che ho attualmente. Sì, ci sta costando tantissimo combattere tutti questi ribelli. E devo dire che non è assolutamente piacevole. Polonia chiede diritto di passaggio, noi glielo concediamo con piacere, siccome sono i miei alleati. Sono in guerra contro lo Stato e la Chiesa, perché... Boh. Qua ci sono nazionalisti genovesi anche. Ah, molti di... Ah, già. Mi sto dimenticando. Molti di voi mi hanno chiesto come funziona il commercio su Europa Universalis 4. Non è tutta sta difficoltà. Alla fine io ve lo spiego abbastanza... Sì, è difficile in realtà. Però comunque non ci sono non ci sono cose troppo complicate. Credo che sia abbastanza intuibile. L'unica cosa che effettivamente è spiegato molto male. Ci sono anche delle meccaniche molto complesse in realtà sotto. Però comunque vedo di spiegarvelo nella maniera più, diciamo, spontanea possibile. Quello che dovete sapere è che ci sono delle aree commerciali nel gioco. Come possiamo vedere qui, tipo c'è l'area di Londra, che ha tutte queste province. In queste province vengono prodotte delle merci. Tipo qui viene prodotto grano. Per esempio questo grano qui, qua viene prodotto... Aspettate. 0,20. Ottimo. Praticamente questo grano si va ad aggiungere al grano prodotto in questa provincia, che ha praticamente non so quale valore. Non c'ho voglia di fare il calcolo, perché mi dovrei mettere lì calcolatrice alla mano a fare tutti i calcoli. E praticamente, morale della favola, viene prodotto in generale tra tutte le province, queste qui di Londra, tutte queste quante, con tutte le merci, che può essere anche ferro, argento, seta. Qua viene prodotta tantissima seta in Inghilterra, che è un bene molto buono. 2,47 oro per mese. Ora, oh, aspetta, è annuale o mensile? Non mi ricordo nemmeno. Credo che sia annuale. Oddio, mi avete messo un dubbio terribile, ragazzi. Non mi ricordo se mensile o annuale. Probabilmente è annuale. O mensile, vabbè. Quello che è, viene prodotto 2,47, non si sa quanto, per quanto. In questa provincia qui, 2,47 di oro.
Ah, no, aspetta. Ho detto una cazzata. Scherzavo. Viene prodotto 1,86. E qua viene praticamente... Ecco, qua c'è tutta la lista. Tutto quanto quello che viene prodotto al mese. Al mese viene prodotto 0,19 a Lancashire, 0,14 a Cambria, 0,15 a Oxfordshire, eccetera eccetera. Tutto quanto sommato da 1,86 al mese. Se volete fare il calcolo annuale, fatelo pure, io non c'ho voglia. Ora, questo... queste risorse che vengono prodotte si vanno a sommare con le risorse che arrivano dall'estero. Perché in questo nodo arriva da... praticamente da Bordeaux 2,47 di beni prodotti in questa provincia, che praticamente grazie a un mercante che ho vengono trasportati in questo nodo commerciale. Tutto si va sommato, poi dopo va sottratto con il tutto ciò che se ne va da questo nodo commerciale, che se ne va credo in ad Anversa, che è questo nodo commerciale che è pochissimo, comunque 0,24. Ho sentito un tuono, non so, qualcosa del genere. E comunque viene prodotto tutto questo. Ora, cosa succede? Chi è che guadagna questi soldi? Ovviamente chi ha più potere commerciale. In questo caso io controllo il 94% del potere commerciale in questo nodo. E infatti mi fa guadagnare 4,9 al mese. Tipo, io guadagno 4,9 al mese lordi grazie a questo nodo. Ci sono, c'è 6% che viene portato via, ma è quella piccola parte, lo 0,24%. In particolare sono le Fiandre che lo portano via. E comunque è tantissimo, è un'ottima cosa. E cosa servono i mercanti in tutto questo? Praticamente servono a aumentare, diciamo, tutto quello che una persona fa. Praticamente, se noi abbiamo un mercante presente, aumenta di percentuale quanto guadagniamo. Oltretutto, possiamo fare due cose col mercante. O trasferire o guadagnare. Trasferire praticamente, noi lo possiamo mettere, tipo lo stiamo facendo a Bordeaux, noi mettiamo un mercante qui e gli diciamo, senti, tutto quello che puoi fare, con tutto il tuo potere commerciale, devi trasferire soldi da noi, nella capitale, a Londra. E lui li trasferisce. Attraverso il potere commerciale. Che cos'è il potere commerciale? Sarebbe la potenza, appunto, che hai, che ti serve per trascinare o guadagnare. Come si ottiene questo potere commerciale? Beh, anzitutto avendo delle province in questo nodo commerciale. Tipo a Londra noi non abbiamo problemi perché abbiamo tutte le province in questo nodo commerciale. E oltretutto abbiamo delle navi che pattugliano le rotte commerciali. Oltretutto abbiamo anche degli edifici e abbiamo anche un mercante. Qui invece noi abbiamo tipo delle navi che vanno avanti e indietro. Tipo possiamo vedere che noi abbiamo un mercante che appunto riesce a trascinare 2,20. Ed è tanto, effettivamente è abbastanza. E abbiamo 12 navi che ci garantiscono il 12% di trade power, che va sommato poi dopo al trade power provinciale, che effettivamente è abbastanza. Ovviamente ci sono tante piccole caratteristiche che non vi sto a spiegare, perché sennò dobbiamo entrare in equazioni e io sinceramente non c'ho voglia, e credo che non abbiate voglia anche voi. Però comunque, se volete, io posso farvi un tutorial approfondito, che non è nemmeno troppo complesso, di come funziona a 360 gradi il commercio in Europa Universalis. È un tutorial complesso, però dopo questo tutorial magari potete imparare qualcosa. Se volete sapere qualcosa, scrivetelo nei commenti. Se no, credo che questo possa bastare. Ricordate, detto a soldoni, dopo aver fatto tutta questa introduzione qui, cosa devo fare per guadagnare più soldi? Posizionare le persone nei luoghi giusti. O collezionando tasse o meno. Io consiglio sempre di collezionare tasse più o meno nella zona della capitale e trascinare soldi nel caso se... tipo, vedi che vengono prodotti tanti soldi in una zona, ma una zona, questa zona qui non ha tanto potere commerciale. Una situazione che capita spesso è quella dei Veneti, che loro riescono a trasportare denari dal nodo di Alessandria, che è abbastanza debole, però vengono prodotti
tanti soldi, oltretutto ci sono tutti i soldi, tutte le merci che arrivano da Oriente e così via. O comunque, come capiterà a me in futuro, dovrò trascinare i soldi dagli Stati Uniti, appunto. E mettete le praticamente navi commerciali a pattugliare il commercio, appunto. Credo che sia un'ottima tattica. Io non c'ho voglia di aspettare, perché tra poco probabilmente... Oddio, voi non potete crepare durante il tragitto, quindi meglio che vi fermate un attimo qui. E Castiglia, oi, che ci fai qui? La Castiglia, ciao. Tanto io parto con le navi alle Bermuda, perché sennò me le conquistano e non è un grande bene. Ah, ora posso fare delle nuovi tipi di truppe. Oh, posso fare tantissime cose. Dopo le riforme, adesso non posso ancora riformarle, se no il morale delle truppe cala a picco. E non è assolutamente una buona cosa. Vediamo se riusciamo ad arrivare per tempo. Lo spero vivamente. Sì, ce la possiamo fare per tempo. La battaglia la possiamo vincere anche. Ok. Ora, aumentiamo le unità. Possiamo fare i Lanzichenecchi, noti mercenari tedeschi, la fanteria condotta, che diciamo sono la fanteria tipica del Rinascimento italiana, sono dei mercenari, tipo i condottieri, appunto. Poi ci sono la Gaolochian, che non so che cosa possa essere. Devo dire che a occhio la Gaolochian è molto più per l'attacco e per il morale d'attacco. Ed effettivamente però devo dire che della difesa assolutamente se le prende tantissimo. Siccome in queste epoche di ribellioni non mi dovrò mai trovare a difendermi, direi di utilizzare la Gaolochian, anche se poi dopo capiterà proprio una guerra, tipo la Francia mi invade e dovrò fare tante battaglie difensive. Che devo dire, lì cambierò altre truppe e tenterò di evitare. Ah già, oltretutto devo anche aumentare tutto il resto. Le Schwarz e i Pudevro o i Chukerin. Direi di puntare tanto sul fuoco, non sul morale. Più che altro mi serve adesso per l'attacco, perché la Gaolochian ha tanto attacco. Noi stiamo... Ah, anno eccezionale. Possiamo aumentare le tasse? Direi aumentare le tasse, perché mi servono. Oh no, dei pretendenti nell'Essex. È definita l'unione personale. Oh, Robin Lele. No. E adesso chi è il re? Tandrulfa? No, aspetta. Che dinastia è? Vienne. Adesso comunque non abbiamo più il matrimonio diplomatico con il Vienne. Pazienza, non so che dire. Non siamo riusciti a tenere questo matrimonio diplomatico. Mi dispiace, sinceramente. Ora, voi ragazzini, andate qui e ritrovatevi nel Galles. Dovremo combattere contro questi pretendenti al trono. La Svezia chiede un'alleanza. Loro sono protestanti, però effettivamente non hanno una potenza eccezionale. Quindi direi no. Per quanto mi possa dispiacere, perché gli svedesi sono dei fighi. Sono molto fighi. Tanto dobbiamo ristabilire la stabilità, se no veramente non ce la facciamo più. E la Vord è adesso una nostra provincia natia, se possiamo chiamarla così. Sì, la Gaolochian Infantry è ottima. Abbiamo spazzato via queste truppe, in men che non si dica. Beh, gente, credo che per questa puntata sia tutto. Votate e commentate, ci sentiamo alla prossima, gente. Dall'Aros è tutto. Ciao!